Buongiorno a tutti, benvenuti a Tolmezzo, sono Daniele Cortiula. Oggi prepareremo una delle ricette simbolo della mia terra, che è la Carnia, e sarà il tiramisù. Siamo proprio vicino all'Albergo Roma e vi presenteremo la ricetta originale del tiramisù con qualche piccola modifica. E per dare, diciamo, proprio un tocco di originalità alla ricetta, abbiamo scelto di usare un prodotto del territorio, che è un biscotto, proprio un biscotto carnico. Abbiamo appena modificato i valori dello zucchero per renderlo un po' meno dolce. Quindi andiamo a prendere la prima parte dello zucchero, aggiungiamo il tuorlo d'uovo in modo da ottenere una crema soffice e montata. Bene, ottenuto il nostro pasto spumoso, andiamo ad aggiungere il mascarpone. Rimettiamo la nostra frammentaria e andiamo ad incorporare il mascarpone alle uova. Abbiamo ottenuto una bella crema densa. L'importante è non lavorare troppo il mascarpone con le uova, altrimenti rischiamo che impazzisca il tutto. Il primo composto è pronto. Adesso andiamo a preparare il secondo. Aggiungendo lo zucchero subito alle uova, andiamo ad ottenere un composto più omogeneo, più sostenuto, e quindi alla fine avremo una crema che rimane molto più voluminosa, più densa, insomma, no? L'albume sta iniziando a montare e andiamo ad aggiungere lo zucchero tutto in un colpo e continueremo a montare. Bene, adesso abbiamo ottenuto il nostro secondo composto, quindi l'albume montato con lo zucchero, che andiamo a incorporare assieme al primo composto. Dobbiamo ottenere una bella crema liscia, perfettamente incorporati, e la prima parte è fatta. Elemento non meno importante, il caffè. Facciamo un buon caffè adesso, quindi azioniamo la nostra macchinetta. Quindi lo versiamo nella nostra terrina. Bene, a questo punto non ci rimane che andare a rimpiattare il nostro tiramisù. Lo faremo direttamente nel piatto. Stendiamo la crema, prendiamo il nostro biscotto e inzupparlo nel caffè. Andiamo ad adagiarlo sopra la crema. Un altro po' di crema. Qua. E andiamo a terminare con la crema. Andiamo a spolverare il nostro tiramisù con il cacao. Per dare un tocco di freschezza, di colore, prendiamo dei fiorellini. E qui abbiamo il nostro tiramisù di Tolmezzo. Percorrendo la strada del vino e dei sapori, da noi in montagna siamo arrivati qui a Tolmezzo. Perché? Perché a Tolmezzo, nell'albergo Roma, è nato quel tiramisù che tutti quanti ormai conosciamo. Il tiramisù è un dolce che prende il nome dal tiramisù Coppa Vetturino, sempre nato in Friuli Venezia Giulia, a Pieris, in provincia di Gorizia. Ma negli anni 50 Giuseppe Del Fabbro, che con la moglie Norma Pielli gestiva l'albergo Roma qui a Tolmezzo con annesso ristorante, comincia a proporlo prima come trancia al mascarpone
e questa trancia al mascarpone la battezzano tiramisù. Lo si trova per la prima volta come testimonianza scritta in un conto dell'Albergo Roma del 1959. Il Ministero delle Politiche Agricole dal 2017 ha stabilito che il tiramisù è un dolce tipico e tradizionale del Friuli Venezia Giulia. Venite a provarlo, Tolmezzo.